Ancora insieme, l'appuntamento tra le righe, incontro con l'autore, ritorna a farvi compagnia anche questa settimana. Presentiamo una serie di libri, una collana della San Paolo, La palestra dello spirito, firmati da Natale Benazzi, teologo saggista. I libri che presentiamo oggi sono due, ma la collana ne contiene sei. Sono Il cammino, Il governo di sé, L'ospitalità e La compassione. Nella puntata di oggi parleremo di due libri che raccolgono semplici riflessioni e piccoli esercizi per imparare, grazie al Vangelo, a dare nuova forza alla nostra vita, alle relazioni con gli altri. Siamo in collegamento Skype con il loro autore, Natale Benazzi, che saluto e ringrazio. Ciao, grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno a tutti. Insieme a questi ce ne sono anche altre due che non ho fisicamente tra le mani, che sono Il silenzio e Il perdono. Allora, io comincerei da Il cammino e Il governo di sé. Mi ha colpito molto il titolo della collana, che si chiama appunto La palestra dello spirito, perché immagino, Natale, che si possa fare, anzi si debba fare esercizio dell'anima anche attraverso queste semplici riflessioni che tu ci proponi, da poter, come dire, leggere ogni giorno, da tenere sul comodino, da sfogliare prima di andare a letto. Allora, palestra dello spirito in realtà è un modo un po' forse anche originale che l'editore ha voluto per dare una cornice a questi titoli, ma che in realtà è un modo semplicemente diverso di dire quello che tradizionalmente sono gli esercizi spirituali, perché esattamente esercizi dello spirito, esercizi spirituali sono palestra per l'anima, quasi potremmo dire dei sinonimi. Ecco, palestra dell'anima è forse più moderno, più originale, appunto, e più comprensibile e meno scontato. Ecco, per questo si è scelto questo titolo generale della piccola collana. Però il concetto, come giustamente dicevi, è esattamente quello che ognuno di noi, come si fanno degli esercizi per mantenere il corpo ben pronto, ben allenato, così bisogna fare degli esercizi anche a livello interiore, a livello spirituale, a livello appunto dell'anima. E quindi questi sono sei piccole raccolte di esercizi per l'anima, di palestra dello spirito, appunto. Tu comunque fai riferimento, diciamo appunto in ogni capitolo dei tuoi libri, ad un passo del Vangelo. Ogni capitolo si apre con la frase di uno scrittore, o tra le mani appunto Il governo di sé, come allenarsi per le prove di ogni giorno. A pagina 51 tu parti con una frase di Dostoevskij, poi naturalmente c'è anche un passaggio del Vangelo di Matteo, quindi, come dire, spazi un po', potremmo dire, dal sacro a qualcosa che è un po' meno sacro, magari forse anche per rivolgere questi libri, questi esercizi dello spirito anche magari a chi non è proprio credente, o è una mia impressione questa? No, è verissimo, nel senso che gli esercizi dello spirito non sono qualcosa che appartiene come fosse una proprietà a chi è credente, come anche il Vangelo di per sé non appartiene come una proprietà a chi è credente. Sono inviti, coniugando appunto parola di Dio e parola dell'uomo, alla ricerca e al lavoro su di sé. Quello del governo di sé è l'ascesi, no? Tradizionalmente era proprio l'esercizio dell'ascesi, che nasce in ambiente assolutamente non cristiano e che tuttora nelle altre religioni, anche non cristiane e anche in ambito laico, ha una forte pertinenza. Cioè, il governo di sé non è qualcosa che appartiene soltanto al cristiano, è qualcosa che deve appartenere all'umano. Perciò Dostoevskij, il Vangelo, e qualche volta in questi libretti vengono citati anche passaggi di alcune riviste moderne, contemporanee, perché alcuni temi, come per esempio il digiuno, come per esempio anche la capacità di governare se stessi, come la compassione, appartengono all'umanità in quanto tale. Poi il cristianesimo dà, Gesù dà un percorso particolare per raggiungere una profondità su questi temi che, a mio parere, è altrimenti irraggiungibile. Sottotitolo di uno appunto di questi sei libri che ho tra le mani, Il governo di sé, è come allenarsi per le prove di ogni giorno. In copertina c'è la vetta di una montagna, uno scalatore che
appunto pianta una bandierina rossa, come per dire ce l'ho fatta, ho raggiunto la vetta tanto desiderata, tanto agognata. Un paio di suggerimenti, ecco. Per allenarsi alle prove di ogni giorno, che poi, come scrivi tu stesso, il governo più difficile è quello di se stessi, no? È quello di sé. Come Governare gli fare? altri è facile per tutti, governare se stessi è molto più complesso. Ecco, come possiamo fare? Suggeriscici qualche esercizio da compiere per imparare a governare noi stessi. Allora, un esercizio è sicuramente quello della consapevolezza, ossia capire dove siamo. Se io comincio a comprendere dove mi trovo in ogni momento della mia giornata, allora so anche quali sono le cose che mi mancano e quali sono le direzioni che devo prendere. Per cui, ecco, uno degli esercizi sicuramente fondamentali è quello di cominciare a prendersi del tempo per se stessi, che è uno dei problemi maggiori. Quindi, per esempio, io faccio proprio inizialmente in questo libretto, propongo un piccolo esercizio di concentrazione. Per coloro che fanno fatica, ma che siamo un po' tutti, perché durante le nostre giornate sicuramente facciamo fatica, a trovare dei momenti in cui concentrarci su noi stessi, farci delle domande, prenderci del tempo per noi. Allora, uno degli esercizi è proprio quello di riuscire a trovare all'interno delle nostre giornate almeno 5-10 minuti in cui cominciare a fermarsi con noi stessi, a concentrarsi su noi stessi, a respirare, perché l'esercizio della respirazione non è soltanto una pratica che viene dal mondo orientale, è una pratica che è profondamente insita anche nella tradizione cristiana. La preghiera del cuore, per esempio, quella della tradizione ortodossa, è una preghiera di grande concentrazione sul respiro. Quindi il primo esercizio è sicuramente quello di trovare del tempo e imparare a respirare per trovare la capacità di concentrazione. Chi riesce a fare questo ha già fatto un grandissimo passo. Abbiamo giusto 2 minuti per parlare anche dell'altro libro intitolato Il cammino, come risalire alle sorgenti della vita. E in questo libro si parla anche del cammino come esercizio fisico, l'importanza del camminare, anche di fare, si parla di Santiago, del cammino di Santiago, anche il pellegrinaggio. Come movimento, come modo per poter fare un cammino interiore. È così. Il pellegrinaggio è fondamentalmente un simbolo. Quando noi facciamo chi sceglie di fare il cammino di Santiago e sceglie di farlo veramente come esperienza di vita, sceglie di farlo perché ha capito che questo cammino simboleggia qualcosa che lui ha dentro. Tutti noi siamo in cammino, la nostra vita è un cammino. E quindi quando noi invece non ci alleniamo a camminare nella nostra esistenza, vuol dire che siamo diventati sedentari. Vuol dire che siamo diventati fermi. Ma anche camminare ha bisogno di un apprendimento, perché non si sa spesso, oggi soprattutto, non sappiamo più camminare, noi corriamo. Ecco, quindi camminare per esempio ha bisogno di un esercizio di rallentamento. Questa è una delle cose che vorrei suggerire. Gesù cammina, il pellegrinaggio di Gesù è verso Gerusalemme, dico in questo libretto, ed è un cammino verso la propria fine, verso la propria morte e resurrezione. Ed è un cammino appunto faticoso, lento, che ha bisogno di comprensione. E non è una corsa, Gesù non corre verso Gerusalemme, Gesù cammina. Così dobbiamo rimparare a passeggiare qualche volta anche. È proprio così. E poi hai riportato anche una frase che abbiamo sentito, ma che abbiamo pronunciato anche tante volte. Ha pronunciato questa frase chi ha fatto un cammino, chi ha fatto un pellegrinaggio. È quello che ci sono dei viaggi, dei cammini, dei posti in cui ti rechi che ti fanno cambiare. Torni a casa e non sei più quello di prima. Sto pensando magari a un luogo di pellegrinaggio come Lourdes, magari appunto anche a Santiago de Compostela, tanti altri posti. Magari anche quando uno non va in pellegrinaggio in questi luoghi, anche una semplice camminata ti fa tornare a casa cambiato. Quindi un altro aspetto che sottolinea anche quello del cambiamento, il cammino come cambiamento in noi stessi.
E oltretutto non basta, paradossalmente non basta fare un pellegrinaggio per cambiare, se non si cambia durante questo pellegrinaggio, perché poi in realtà è il lavoro interiore che ci fa cambiare. Spesso si fanno pellegrinaggi più produttivi muovendosi da casa alla propria chiesa. È un pellegrinaggio anche andare a messa, solo che oggi ci andiamo in macchina, ma qualche volta bisognerebbe riprendere l'idea di andare a piedi e camminare per raggiungere questo luogo. Quindi pensare davvero anche all'andare a messa come un pellegrinare verso il centro della propria esistenza. Sono tanti gli esempi che possiamo fare in questo ambito del cammino. Beh, grazie per quest'ultimo esempio, quello dell'andare a messa a piedi e non in macchina, così per riflettere sul luogo che stiamo raggiungendo, sulla partecipazione, sul gesto che stiamo andando a compiere. Poi vorrei segnalare che alla fine di ciascun libricino ci sono 2/3 pagine bianche sulle quali si possono appuntare le proprie riflessioni, in questo caso sul cammino oppure sul governo di sé. Grazie di cuore per essere stato con noi, per questi suggerimenti, per questi spunti di riflessione. Ricordo i libri, Il cammino e Il governo di sé sono editi dalla San Paolo, ma appartengono alla collana, alla palestra dello spirito. Grazie a Natale Benazzi per essere stato nostro ospite a Tra le righe questa Grazie settimana. a voi.